Ah, c'era un segno lì sicuramente. Ah, volevo misurare l'acqua. Non c'è neanche un metro. Trenta. Non vuole che andare piano. Più o meno 30, 35. Chi è che portava, chi è che guidava? Anche davanti forte. Ci va messo il ghiaino. Ma è terza che entra qua. È la terza macchina che entra. Io l'ho detto alla Fiat di fare le macchine con il salvagente. Con il salvagente, ma... La mia è troppo bella. Buonasera. Ciao. Ciao. Ascolta, ora questo qui ho chiamato già l'ingegnere, l'ho restato così, ci mette in New Jersey e cose. Però fuori strada non così. Ascolta, a nostro svantaggio quest'anno non c'è più la mia macchina perché non ci abbiamo i soldi per fare. Però quando la gente è un problema annoso, cronico qua, quando si fermano qua, no? Che c'è tutta la colonna, chi ha furia viene, passa e poi tra. Ma io per evitare il va bene, comunque ora lo risolvo a quella maniera lì. Lo so, però è fuori strada il buco, non è strada. Al nostro svantaggio, l'ho detto anche l'ingegnere, è che non c'è più la linea continua di immagini perché al di là non ci si può andare. Comunque ora lo risolvo, vado a prendere il New Jersey di plastica e ci metto un cartello. Ma scusa, ma se era un marciapiede? Se era un marciapiede? Non c'è un marciapiede qua. Non c'è un marciapiede, però deve avere anche una tolleranza. Cioè, lei è... Allora, fermi un attimo. Allora, questa signora qui è responsabile della provincia, certo. È venuto qui per il problema. Noi non vogliamo fare polemica. Oh, benissimo. Ora io dico una cosa. Io devo scrivere quello che sono le cose, sì, cioè, sì. Io dovrò scrivere che la macchina era fuori careggiata, dovrò scrivere per forza, le fotografie si vedono. Ma è sì, è fuori careggiata. Parla con me, la macchina è la mia donna. Quindi, perciò... Allora, la macchina è fuori, io devo scrivere che la macchina è fuori careggiata. Vabbè. Poi scriverò che c'è una buca fuori careggiata che è profonda, abbiamo preso la misura, sono fetta, adesso lo giochiamo con 30 quanti sono quelli che sono. Poi la strada provinciale, gli eventuali danni li chiedete alla provincia. Poi. Beh. Poi legherete, noi facciamo denuncia a voi. No. Come funziona? Voi dovete fare richiesta alla provincia. Noi facciamo l'intervento, vediamo che siamo venuti, loro che siamo venuti, adesso facciamo fare dichiarazione alla signora, lei ci dichiarerà perché è andata lì e tutto il resto, va bene? Io devo scrivere tutto, io devo scrivere queste cose, che la macchina è fuori careggiata, che c'è una profondità di questo caso sono fino a 40 centimetri, io scrivo cose lì. Ma il problema è loro. Ora, lui è responsabile della provincia, perciò dei danni, se vi attiro lei, richiesta alla provincia, ufficio patrimonio della provincia, va bene? Poi, quando chiederà i danni, direi, sono tanti stati... Può darsi che non ce l'abbia neanche. Vabbè, comunque, se c'è i danni, se c'è i danni, ti scrivi, sono tanti stati, lanciando in via dorsale... Allego il foglio che mi lasciate voi. No, non lasciamo niente, ti spiego. Te ti scriverai, finivo fuori strada, finivo con quella ruota anteriore, fuori la careggiata, c'è una buca profonda, piena d'acqua, non si vedeva. Questo è quello che ho detto, perché c'è un attimo, intervenire sul posto e partire da questa velocità. Dopo noi abbiamo una relazione, noi chiediamo la relazione, noi gli passiamo la relazione, dove io scrivo questa cosa qui. Se me ne posso inventare le cose. No, ma è chiaro. No. Cioè, un po'. Per qualità. Beh, basti che...
a mafile al cemento, la roda mi vale solo. Cioè. Sì, sì. No, ma che è beato? Ora lui, quel problema è il suo, di mettere sicurezza, la gente che ci mette in New Jersey, segue sui New Jersey, il problema loro. Io devo scrivere come sono le donne, non so di che scrivere, saluto, io scrivo che la macchina è presa fuori dalle giante e c'è l'acqua lì. Fonda, fretta, adesso il mio collega ha preso il misuro, fretta, 40 centimetri, che non si vede, perché se è l'acqua, non deve scrivere, vale occhio. No, ma no. Io l'avrei... già tolto, solo che dopo se ci sono dei danni io le togli. Io mi limito a fare questo. Ora però a questo punto non direbbe che la macchina, se diciamo, la togliamo. Ora semmai ascolta. Perché devo vedere. C'ha il furgone lui, metto il gancio traino. Perché dici che non c'è, fa venire fuori. Con la macchina da sola no. Ci ha provato? Vai, metti in